Il complemento di specificazione precisa e specifica il termine che lo precede e risponde alle domande di chi, di che cosa. È introdotto dalla preposizione di, semplice o articolata, e può essere costituito da un nome di una persona, di un animale o di una cosa, oppure può essere sostituito da una parte del discorso sostantivata. Può avere funzione possessiva, dichiarativa e attributiva. Degli esempi possono essere: per funzione possessiva, la casa di Antonio funzione possessiva, attributiva, le vacanze di Pasqua, le vacanze pasquali, di Pasqua è funzione attributiva, per la funzione dichiarativa il fiore del geranio è funzione dichiarativa. Può dipendere da un nome, da un aggettivo o da un verbo. Il pronome ne è quando ha significato di ciò, di lui, di lei, di quello e di questa, è complemento di specificazione. Per esempio, Claudia aveva paura, ma io non me ne ero accorto, né è complemento di specificazione. Mentre dobbiamo stare attenti anche a non confondere il complemento di specificazione con quello di complemento oggetto partitivo. Per esempio, Chiara raccoglieva dei fiori è complemento oggetto partitivo.